tutti e bentornati su Learnamo. Come sappiamo, all'Italia non mancano certo località e posti meravigliosi. Il Colosseo a Roma, il Duomo a Milano, le due torri a Bologna, eccetera, eccetera. È vero, infatti ogni zona e ogni regione italiana ha delle meraviglie che tutto il mondo invidia e che vorrebbe vedere con i propri occhi. Tuttavia, abbiamo l'impressione che ci siano ancora tantissime bellezze in Italia che siano sconosciute alla maggior parte della gente. Per questo abbiamo deciso di realizzare questo video su 7 meraviglie italiane sconosciute a molti. Siamo sicuri che questo video vi lascerà a bocca aperta. Vi aspettiamo dopo la sigla! Il primo posto di cui vorremmo parlarvi è Curon Venosta, in provincia di Bolzano. Il comune di Curon si trova ai confini settentrionali dello Stivale. Più precisamente si trova nei pressi del lago di Resia, un lago artificiale creato principalmente per la produzione di energia idroelettrica, la cui realizzazione ha causato la scomparsa dell'antico abitato di Curon, che venne ricostruito più a monte nel 1950. Soltanto il campanile della vecchia chiesa continua ad emergere dalle acque, tanto da essere divenuto una delle principali attrazioni del borgo, al quale conferisce un alone di mistero e fascino. Se vi trovate dalle parti del Trentino Alto Adige, vi consigliamo vivamente di visitare questo luogo. Ne rimarrete stupiti. Ma passiamo ora al secondo luogo sconosciuto che merita di essere portato alla ribalta, il Parco dei Mostri di Bomarzo in provincia di Viterbo. Questa è senz'altro una meta affascinante, ma al tempo stesso spaventosa. Infatti, il parco è ornato da molte sculture risalenti al XVI secolo, che ritraggono divinità, creature leggendarie e animali mitologici, che, nel complesso, creano un'atmosfera molto misteriosa e terrificante. Che dire, per noi questa è una di quelle destinazioni da visitare perlomeno una volta nella vita. Magari di giorno, però, perché si narra che la notte le sculture prendano vita. Ma passiamo ora ad una località decisamente meno cupa della precedente, Spello, in Umbria. A nostro avviso, Spello può essere definito come uno dei borghi più belli d'Italia, nonché uno dei paesini medievali più pittoreschi dell'Umbria. Sapete come lo chiamano? Il borgo dei fiori. Infatti, Spello è spesso ricoperta e immersa in favolose composizioni floreali che trasformano questa piccola località in un vero e proprio paradiso terrestre. Non possiamo che raccomandarlo a tutti, specialmente agli amanti dei fiori e delle piante. Ora però vogliamo parlarvi di un altro luogo molto bello, Dozza, in provincia di Bologna. A Dozza l'arte si fa paesaggio urbano ed arriga i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo del luogo. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi piuttosto prestigiosi dell'arte contemporanea. Questo borgo medievale è infatti denominato il paese degli artisti e, sebbene non sia molto conosciuto, è estremamente affascinante e suggestivo. Raccomandiamo vivamente di visitarlo se potete. Ma spostiamoci ora più giù, nel Vallone dei Mulini a Sorrento. Il Vallone dei Mulini è una magnifica valle che si trova a Sorrento, in provincia di Napoli, e che fa parte di un sistema composto da 5 valloni.
Il nome deriva da un mulino costruito nel XIII secolo e utilizzato per la macina del grano. In questa valle è possibile ammirare una varietà infinita di piante uniche che contribuiscono a creare un'atmosfera incantevole. Cercando di riassumere in una sola parola il Vallone dei Mulini, mi viene in mente impeccabile. Come la maglietta che vendiamo nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Ci sono anche queste, mi raccomando, passateci. Adesso spostiamoci verso la Toscana, nelle cascate di Saturnia. Un vero incanto! Ah, e volete sapere la cosa migliore? L'accesso è completamente libero! Le bellissime cascate di Saturnia sono un luogo magico tutto da scoprire, unico per le proprietà delle sue acque termali. Si tratta di un luogo creatosi naturalmente, grazie all'azione di una cascata di acque solfuree. E adesso ci spostiamo ancora più giù, verso la costa dei Trabocchi. Questa costa corrisponde al tratto di litorale adriatico della provincia di Chieti, in Abruzzo, ed è caratterizzato dalla presenza diffusa del trabocco, macchina da pesca su palafitta che permetteva di procurarsi il pesce anche senza avere imbarcazioni. Ah, e sapevate che oggigiorno in alcuni di questi affascinanti trabocchi è persino possibile mangiare? E a dire il vero si mangia anche piuttosto bene. Vi consigliamo di provare il pesce che offrono. Ultima, ma non per questo meno importante, abbiamo l'affascinante Grotta della Poesia, nella nostra regione d'origine, la Puglia. Può essere considerata ad occhi chiusi una delle piscine naturali più belle del mondo. È una cavità naturale formatasi nel corso dei secoli grazie al lavoro incessante dell'acqua. È assolutamente uno di quei posti che non possono mancare nel vostro viaggio alla scoperta del Salento. Bene, se avete ancora voglia di scoprire le bellezze della Puglia, dovete assolutamente guardare il blog che ho realizzato con la mia amica Rosalba a Polignano a Mare. È un vero paradiso terrestre. Speriamo che questa lista vi sia piaciuta e vi spinga in futuro a visitare l'Italia. E se volete, scriveteci nei commenti altre località dell'Italia o anche dei vostri paesi che ci consigliate di visitare. Infatti, magari potremo farci un salto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!